4 gol, da quando non li segnavi? Forse stavamo scherzando prima, ma dai tempi della primavera del Bari, da quegli tempi lì, ma l'importante è sempre bello fare gol, però l'importante è che comunque abbiamo fatto una grande prestazione, una grande vittoria. 4 gol, soprattutto il miglior modo anche per rompere il ghiaccio e soprattutto legarsi ad una piazza che comunque ha fame e voglia di risalire. Sì, 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 certo, la piazza di Molfetta non la scopriamo certamente noi, avevamo bisogno di questa vittoria importante perché abbiamo vissuto un mese in particolare molto molto turbolento, Serie D eccellenza. Purtroppo, e dico purtroppo, non siamo stati ripescati e non era facile oggi, a 24 ore prima del verdetto, fare questa grande prestazione, però ci siamo uniti da grande squadra, da grande gruppo, quello che noi siamo, e abbiamo dimostrato che Molfetta c'è. Un verdetto che fa rabbia, però dall'altro forse si possono trovare quelle energie positive per cercare insomma di dominare in questo campionato. Verdetto che fa rabbia, sì, come hai detto tu Domenico, però abbiamo fatto una riunione negli spogliatoi dove tutti quanti abbiamo deciso di rimanere, la società ci ha fatto la domanda tranquillamente se vogliamo rimanere o no in caso di eccellenza, e tutti abbiamo deciso di rimanere, di spostare questo progetto per questa maglia. È ancora presto per parlarne, ma avete fatto qualche fioretto in caso di uscita, diciamo? No, è presto, la salita è lunga, mo bisogna rimboccarci le maniche, domani mattina ce le andiamo per provare a passare il turno di Coppa. In generale, impressioni su questa gara, anche sull'avversario di giornata, il Corato? Sapevamo che il Corato veniva dalla vittoria col Biceglie, la favorita del campionato, avevamo studiata bene anche in questa settimana che avevamo, è un'ottima squadra, se il risultato non c'entra niente, però aveva una fame, ha cattiveria, è un'ottima squadra, dirà sicuramente la sua. Infine anche chiedo a te insomma un parere su questa cornice di pubblico importante al Poli che non si vedeva da un po'. Sì, sì, sicuramente, come l'abbiamo avuto noi la Botosto, l'ha avuto sicuramente la piazza, i tifosi, e hanno risposto presente, veramente non ce l'aspettavamo, però hanno fatto sentire la loro vicinanza a noi, che per noi è veramente molto importante.